volevo brevemente aggiornare l'Assemblea sugli sviluppi della situazione in Ucraina e il ruolo del Comune rispetto a quelle che sono le iniziative nazionali. Io sono in contatto sia con l'ANCI che col Ministero degli Interni che con la Prefettura per coordinare gli interventi di sostegno rispetto alla prevista ondata di profughi che potrebbero arrivare nella nostra città. In sede della Commissione europea è stato previsto un coordinamento per l'accoglienza dei profughi al confine con la Polonia, con un successivo smistamento presso i paesi che aderiscono, e al momento hanno aderito tutti, alla possibilità di accogliere i profughi. Il Ministero degli Interni, di concerto con l'ANCI, sta coordinando le iniziative di accoglienza che essenzialmente mireranno al ricongiungimento familiare, quindi a privilegiare l'accoglienza di congiunti che già risiedono per motivi di lavoro, per motivi di studio nei vari comuni italiani. È previsto l'utilizzo di uno strumento autorizzativo che è basato su un permesso di soggiorno straordinario per motivi umanitari, che consentirà quindi di poter dare quindi anche una regolarizzazione delle persone che arrivano. Si sta mettendo in moto la rete per l'accoglienza anche utilizzando caserme e altre strutture di accoglienza di tipo straordinario. Domani mattina c'è una riunione, un vertice di emergenza in prefettura per poter coordinare tutti quelli che sono gli interventi da parte del comune e dei comuni poi dell'area metropolitana. Dal punto di vista delle iniziative politiche, io sono stato sabato e domenica, ieri e l'altro ieri, a Firenze, dove era già stato previsto il forum dei sindaci del Mediterraneo, a cui c'erano 50 sindaci delle principali città del Mediterraneo e 50 vescovi o rappresentanti religiosi dei corrispondenti delle 50 comunità religiose del Mediterraneo. In quell'occasione di questo incontro abbiamo discusso anche del tema della crisi in Ucraina con una posizione condivisa da tutti i sindaci per dare il sostegno delle città a una prospettiva di pace rispetto a questo quadrante che è così importante nella dinamica politica dell'Est Europa, ma anche per garantire assistenza al popolo ucraino. Io in questi giorni, e di questo ovviamente è stato condiviso sia col Presidente del Consiglio che col Ministro degli Esteri. Per quanto riguarda la comunità napoletana, io questi giorni sono stato in contatto continuo con il Console per testimoniare la vicinanza della nostra città alla comunità ucraina napoletana, per chiedere un poco, per in maniera tale anche da sapere quali sono anche le necessità materiali della comunità e quindi cercheremo anche di sostenere, coordinando quelle che sono le attività anche di volontariato e di donazione per quelle che sono le necessità che vengono manifestate dalla popolazione ucraina che è sotto questi incessanti bombardamenti in questa situazione sempre più difficile. Io ritengo e concludo che in questo momento il nostro impegno deve essere quello di sostenere le popolazioni civili per quelle che sono le loro necessità, di essere a fianco al governo italiano per tutti quelli che sono gli impegni internazionali che il governo sta assumendo,
partendo sempre dal presupposto che gli obiettivi finali di qualsiasi azione che noi dobbiamo mettere in campo debbono essere chiaramente degli obiettivi che mirano a una pacificazione della regione, al legittimo riconoscimento dei confini dell'Ucraina e al rispetto di quelli che sono i diritti civili in questa regione, in questa nazione che è anche così vicina alla sensibilità della nostra città per la presenza di una comunità così ampia e così integrata nella città di Napoli. Io comunque aggiornerò il Consiglio progressivamente che ci saranno sviluppi di questa situazione con l'auspicio che la situazione si possa raffreddare e che quindi noi possiamo essere in grado di poter parlare non più della guerra in Ucraina, ma di una nuova pacificazione e di un nuovo sostegno alla popolazione ucraina dopo queste giornate terribili a cui noi stiamo assistendo, di odio, di violenza e di azioni contro la popolazione civile. Grazie.